Parla per Banca, siamo in compagnia di Andrea Arialdo dopo il successo al debutto di Cuneo contro Ongina, partita finita 3-1. Allora Andrea, direi che migliore esordio di questo non ci si poteva immaginare alla vigilia. Sì, diciamo che non ce lo immaginavamo quasi nessuno, via, perché eravamo carichi, sapevamo che potevamo fare bene anche perché il palazzetto poi sapeva che aiuta. Però eravamo tutti molto tesi, anche perché il palazzetto da quel lato lì subito ti mette molta tensione. Però poi quando siamo partiti abbiamo visto che si poteva giocare e ci siamo caricati e è andata bene. Abbiamo proprio giocato bene, sì. Beh, prima giornata, una partita che regala sempre incognite. Bisogna dire che l'avete affrontata senza particolari né remore né timori reverenziali, anche perché ricordiamo Ongina per tutti è una delle formazioni più attrezzate di questo campionato. Sì, Ongina è una delle più attrezzate, io conoscevo quasi tutti via di Ongina, sapevo che sono dei miei giocatori, però la paura, cioè, con gli elementi che siamo è difficile che salga via, perché siamo gente che ha già giocato tanti anni come Coscioni, io, Risso, Cefarati. C'era un po' Mario e l'altro centrale che erano un pochettino più tesi, però anche loro hanno tenuto bene, poi si sono, dopo che siamo partiti bene si sono rilassati anche loro, è andata bene. Sì, sì. Ecco, come l'avevate preparata in settimana questa partita, su cosa avete puntato? Perché bisogna dire che siete riusciti a colpirli, diciamo, in più lati del campo, siete stati bravi ad alternare anche il tipo di attacco, il tipo di situazione, quindi loro in molti casi, in buona parte della partita, non sono riusciti a trovare le contromisure. Sì, abbiamo lavorato tanto sulla battuta, perché sapevamo che loro, se non giocavano con palla perfetta, non riuscivano a esprimere il loro gioco, perché loro giocano palla molto veloce, giocano tanto al centro, perché hanno avuto parecchi problemi di ricezione. E hanno avuto molti problemi di ricezione, quindi siamo partiti da lì, siamo riusciti a difendere e poi a rigiocare. Noi siamo bravi anche con Coscione, che lui sa cosa deve fare, e li abbiamo fatti venire anche un po' matti a muro, perché una volta giocavamo con Maniato, una volta palla alta, una volta palla forte, non sapevamo più proprio cosa fare, mi fate andare proprio un po' fuori di testa. Ecco, anche a livello fisico delle buone risposte, forse avete perso un pochettino di lucidità e di ritmo nel terzo set, però poi nel quarto poteva essere rischioso, visto che comunque uscivate non si è perso, avete risposto bene, avete chiuso bene, crescendo anche a livello fisico. Sì, fisicamente stavamo bene, stiamo lavorando bene con i pesi, con i bramardi, come al solito non sbagliano. Terzo set, dico la verità, avevamo proprio il fiato, io non avevo più fiato, perché sono state due trazioni, quelle lunghe, che ci hanno tagliato le gambe, e da lì abbiamo perso quei 3-4 punti che non siamo riusciti poi a recuperarli alla fine. Poi quarto set abbiamo rifiatato e abbiamo di nuovo ricominciato a giocare come i primi due, infatti è andata bene. Ecco, adesso che settimana vi aspetta? Voi giocherete contro Sant'Anna. Contro Sant'Anna, un'altra delle forti, via. Adesso domani è riposo, poi si ricomincia martedì e prepareremo questa partita. Sant'Anna li conosciamo ancora meglio di queste, perché contro Sant'Anna abbiamo già giocato, ecco, 50 volte. Che squadra è? Che cosa vi aspettate? È una bella squadra che non sbaglia, loro non sbagliano niente, in confronto a queste cose si sa che ha sbagliato tanto. Molto ordinati, e poi laggiù il palazzetto è ostico, anche i tifosi, ci aspettano di una bella battaglia. Ci aspettano.